Questi PCTO sono sul tema della violenza di genere e sono già partiti in 3 scuole. Adesso però io vorrei mandare una lettera e proporlo a tutte le scuole. Ne ho appena parlato anche con la dirigente di questo istituto, la dottoressa Federici, che ha accettato con grande piacere. Vorrei proporlo anche a loro. E ancora non sappiamo quante adesioni abbiamo avuto, penso che lo sapremo tra qualche settimana, però il nostro contatto con le scuole è un contatto costante. Abbiamo istituito un tavolo scuole che si riunisce con una cadenza periodica, perché è importante che l'azienda sia presente nelle scuole in maniera coordinata, perché altrimenti il rischio è che magari una volta entra il consultorio, una volta entra il dipartimento di salute mentale, una volta entra il dipartimento di prevenzione. Invece è importante che il nostro intervento sia un intervento unitario e coordinato, ma soprattutto è importante che si costruisca una rete e, come dicevamo anche con la dottoressa Federici, una vera e propria comunità.